Cioè, chi vince è sempre bello. Tu quest'anno hai vinto un sacco. Articolo quinto, chi è il grano in tasca ha vinto. È questo, non è il grano viene dopo, quello articolo lo fai quinto. Tu, non lo voglio sapere. Però, chi vince ha sempre ragione ed è sempre bello. È la stessa cosa. Sì, esatto. Hai fatto due doppiette, come ti senti? Leggero. Perché hai pagato i premi. Perché l'articolo quinto ha funzionato. Ma secondo te questa è una cosa che continuerà... C'è una rivoluzione al piano di sopra. No, vabbè, quest'anno primo secondo è qualcosa che non succede, che non succedeva da boh, per noi mai successo, non so nella storia del motociclismo. E combinazione nel 2012 saranno 40 anni d'azienda, per cui insomma abbiamo fatto un primo secondo nelle due categorie che contano, cioè Superbike e MotoGP. Penso che la cosa boh, forse mai più si ripeterà. Perché? Anche io lo so, però è difficile. Pagato tanti premi, sì, però ne vale la pena o no? Come funziona? A livello di mercato? Purtroppo sì. Il valer la pena non lo so, oggi ti dico di no. E te lo dico da imprenditore come Nolan e da comunicatore come opinion leader. Perché nonostante l'immagine stellare, il prodotto ad ottimi livelli, le vendite comunque sono anelastiche, cioè nel senso che più spendi, non dico che meno vendi, però fai comunque fatica. Sicuramente la crisi, sicuramente una competizione forsennata, con in fiera ho visto thousand of manufacturer of helmets. And terzist, per dire, per essere un po'... un delirio. Sono pericolosi? No, non è che sono pericolosi, è che è tutto disturbo, cioè se ci sono migliaia di produttori di caschi, il messaggio disturbato. Più che il messaggio è che sicuramente il negoziante riceve offerte da N aziende, due casi, o fa una selezione drastica o se no accetta di aprirsi ad altre marche, qui mi riferisco a marche che non hanno vissuto, cioè che sono cinesi, certo, sono sconosciuti, che però si presentano con dei prezzi pazzeschi, con una qualità percepita quasi direi stupefacente, poi dopo cosa c'è dentro non si sa, però insomma. Però io li ho visti i prodotti che avete fatto quest'anno e devo dire che ci vuole coraggio, non nel senso, non che sono brutti, nel senso, cioè, fammi finire, ci vuole coraggio a tirar fuori due prodotti completamente nuovi in ambito turistico, quindi diciamo parlo del 702 e dell'N104, cioè quindi non eclatanti, no, perché sai il racing fa più spettacolo, cioè ci vuole coraggio in un periodo di difficoltà tirar fuori due caschi completamente nuovi con tutti gli accorgimenti che poi abbiamo visto anche nell'intervista in televisione eccetera che entrambi i prodotti hanno, cioè... Ma l'N104 è il figlio dell'N100, per cui è un prodotto storico, un prodotto che è stato per noi un pilone portante dell'immagine di Nolan. E non dico che quasi ha creato il segmento dell'apribile, ma è quello che l'ha sfruttato meglio, o perlomeno all'inizio di più. Per cui grande tecnologia, grande sviluppo, grande ricerca, un prodotto bello, doppia calotta, dinamico, silenzioso, con visirino interno, con tutti i comfort di ventilazione, veramente eccellenti. Con un N-com fatto apposta. Cioè molta ricerca, molto sforzo, speriamo che il consumatore se ne accorga. Devo dire che nella prova caschi che abbiamo qua in fiera, 90 su 100 volevamo provare l'N104, c'era anche attesa. Assolutamente. Detto anche, se mi permetti, anche non è l'N103, forse fra tutti i figli è quello che è stato un po' più cattivello, diciamo, se si può dire così. Hai detto una cosa giusta, infatti chi ha il 103, diciamo che... parliamo proprio di N100, perché l'N100 è quello che aveva soddisfatto tutto, per cui ogni tanto non che si sbaglia, ma una roba viene magari meno bene di prima. Questo è venuto molto bene, sì. Ha due calotte per fare le due taglie, per cui un fitting eccellente per tutte le taglie, un peso straordinario, e tutte le feature, cioè le caratteristiche, al posto giusto. E il 702 è il suo fratello, nel senso che sono nati insieme, sono stati comunicati insieme, tra l'altro con una delle poche campagne di marketing e comunicazione veramente strutturate nel mondo dei non perché ci sono andato di mezzo anch'io, ma perché comunque si è percepito il sito dedicato, l'iniziativa, il concorso. Abbiamo fatto un progetto di comunicazione. Che non si fanno quasi più ormai. No, con pochi soldi, tutto sul web, con grande ritorno, abbiamo fatto anche dei forum, la gente ci ha guardato, ci ha criticato, ci ha suggerito, ci ha apprezzato.
sono fatti video virali, che finalmente sono entrati anche in questo mondo qui, con tutti i piloti che si sono straprestati a tutti i tipi di gag e cose, perché tu c'hai un parco piloti, a parte i VIP, c'hai un parco piloti di ragazzi spaziali che veramente quando sentono che devono fare qualcosa per il gruppo Nolan la fa, cioè non, gente che non, ecco, per spiegare, non è che prende i soldi tanti oppure viene supportata, però volentieri si butta. Questa cosa te la sei mai chiesta come? Ma intanto io ho massimo rispetto di coloro che vanno in pista, non so, da Bianconcini che fa freestyle allo Stoner di turno, al Carlos e Marco, dove chiaramente c'è un affetto speciale, però sentono che noi facciamo le cose anche per passione, cioè che c'è loro sono importanti per noi, per cui c'è rispetto, c'è simpatia, c'è divertimento, e allora quando facciamo qualcosa di divertente, tipo la prova in pista di Franciacorta, il divertimento è, cioè loro dicono che figata, veniamo, cioè ci fa piacere venire, per cui. Tra parentesi, l'anno prossimo si aggiunge Michel Fabrizio, la famigliola. Questo qualche sospetto si era avuto, per chi è un po' attento e guarda sempre i piloti in pista, quando corrono anche con i caschi, con gli adesivi sopra, che fanno dei test, che tu sai che sono anche un po' stronzo, cioè tipo tanto, no, qualcuno sta attento. Sai, per gli appassionati di questo tipo di marketing, si era accorto, è stata una trattativa... Michel è un caro ragazzo, ci ho parlato un po', lo conosco da una vita, mi ha spiegato due o tre cose... E ho detto, beh, intanto diventa la famiglia la nonna, poi sicuramente gli darò la mano anch'io. E fa parte del gruppo, perché ho chiesto il permesso ai miei due, i quali hanno detto. Come quando si adotta un nuovo bambino, sì, tipo, sì, una cosa così. Sì. E poi lui è una persona tutto sommato. È un bravo ragazzo, uno che va forte, uno che ha bisogno di un po' più di certezza. È una personalità fra le varie che hai nel tuo parco di endorser che ti mancava, no? Anche a livello di comunicazione. Tanto perché è un romano, per cui diciamo che mi copre un'area dove... questo è il vecchio venditore che emerge. E in più... mi copre un'area. E poi dopo è comunque un simpatico, è un brillante, uno che va forte. Bisogna secondo me tenerlo un po' perché rischia di stendersi un po' troppo, perché è troppo generoso. Però è un classico di quando uno ha dentro la rabbia e che vuole tirare fuori tutto in un attimo. Invece in quel momento lì dovrebbe morsicarsi un po' la lingua e aspettare un po'. Qui sei contento tu, quindi dai, due prodotti touring nati dalle corse, mai come mai, insomma, mai come in altri casi, e più o meno così c'è da fare uno sforzo perché la crisi non è finita, non era né finta né finita, però se lavori bene... E 702, no, noi abbiamo portato quattro prodotti, qui abbiamo il G2 sì, Pro Grex... è quello, finalmente si può parlare di Grex, una volta è stato, nel senso era un pochino più in ombra, adesso ha una collocazione più, no? Grex fa parte del gruppo, ha un marchio entry level, ha la stessa qualità Nolan, per cui la produzione, il materiale è Nolan, e facciamo una politica, diciamo, di prezzo e di finitura diverso, però insomma... E quindi sulla comunicazione ci si teneva un po', perché insomma come il saving che facciamo è in comunicazione. Adesso quest'anno. In comunicazione, perché non si può fare tutto. Poi comunque abbiamo l'N33 che è un jet stratosferico, che sta andando molto bene. Ce l'ho. Ventilazione, interno, di tutto di più. E il 702, vabbè, quello lì è un casco, tra virgolette, trapiantato dalle gare, portato nel turismo, con visirino interno, l'Encom, l'XCOM. L'XCOM che ha dedicato. Ho visto una cosa che non ho visto nessuno, la visiera parasole che voi chiamate VPS, se la chiamate ancora così, che torna su da sola, che è una roba che secondo me è... Beh, quello fa parte sempre... Super valore aggiunto, perché è una delle robe più fastidiose da fare quando stai guidando, per chi guida lo sa. Quello è l'insieme delle piccole cose che cerchiamo di fare per migliorare il comfort del prodotto, perché alla fine a volte ci sono dei piccoli dettagli che ti fanno dire che bel casco, piuttosto che porca miseria... Che palle, adesso che costa come un cellulare un casco adesso, cioè, non se ci pensano, perché i giornalisti non li comprano. Guarda, i piloti non li comprano, ma cioè, i clienti devono comprarli. Però io qui apro una, allora voglio dire, un casco dei nostri costa, cioè il top, uno Stoner, un Lorenzo, un Ceca, un Melandri, arrivi a sfiorare i 500 euro di listino, poi magari qualcuno fa qualche sconto. Però ragazzi, ci sono degli occhiali che costano 300 euro, 300 euro. Quelli che hai tu, che ne hai... No. Dai, vabbè, cioè, però non ti... alla però fine sì, è la vera, un prodotto come l'occhiale ha un valore intrinseco risibile rispetto al valore intrinseco del casco, cioè quanta materia fisica ho dentro un prodotto casco senza considerare lo sviluppo, il tempo, senza considerare il fatto che ti salva la capoccia, ecco, poi in effetti sì. A questo proposito aggiungo il passo successivo, dico sempre, uno spende per le scarpe
200, 300, 500 euro, come ridere, per proteggersi il piede, benissimo. Quando deve proteggersi la testa, compra una roba da 30 euro, 50 euro. Ma porca miseria, ma avete mai fatto un ragionamento che sia un po' più rotondo per dire la testa la metto in un sacchetto di plastica o la metto in un qualcosa che veramente ha un senso per il prezzo che ha la testa? Tu che sei uomo di comunicazione ricorderai la pubblicità della Bell? Vuoi un casco da 10 dollari vuol dire che è una testa da 10 dollari, una roba così. Esattamente. Tanti anni fa, anni 50, 60. Però questo è il punto, cioè ragazzi bisogna sapere che il costo di un prodotto funziona anche all'insieme delle variabili che compongono il prodotto, per cui alla fine se un casco è economico ci sarà pure una ragione, cioè, non è solo, noi non abbiamo i margini che hanno appunto quelli che fanno gli occhiali, che il prodotto è due lenti e due stanghette, ma dentro c'è di tutto, c'è un'omologazione, cioè fare un casco come fare una piccola automobile. È vero, perché c'è, c'è lo stile, c'è l'aerodinamica, c'è la stampistica, c'è l'omologazione, per cui non è un prodotto che fai di tua spontanea volontà, ma devi assoggettarti dalle norme, e poi c'è tutta una serie di test, garanzia, noi diamo una garanzia di 5 anni sul prodotto. Tu compri un paio di scarpe, c'è la garanzia di che? Quanti caschi hai fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo sfiorato i 500.000. Come in media, siete in media? Sì, oddio, siamo in media. Arriviamo dai 750. Ah beh, sì. Siamo in media, un po' più sotto media. Sul basso. Però abbiamo aumentato, diciamo, il prezzo medio, per cui stiamo tenendo con i fatturati, insomma, però questo non ci consola. Vuol dire che bisogna lottare sempre di più, il mercato è duro, è competitivo, è fatto di mille variabili. Sei contento dell'investimento in Superbike? Due anni fa ci siamo visti, due anni e mezzo fa, e parlavamo, finalmente hai un pilota del Superbike, ti ricordi? Mi ho detto, adesso ce ne hai due tosti più tutta una serie di... Cioè ti abbiamo visto qualche volta, cioè parecchie volte di più anche alle gare, cioè hai riconsiderato il fatto che forse la Superbike per certi versi è più vicina al tuo consumatore? Guarda, è strana la cosa, perché io ero manager di Ivan Cappelli negli anni in cui la Formula 1 aveva 13 piloti italiani. E ho vissuto forse il periodo per me più bello della Formula 1 fino al 92. Poi sono entrato in MotoGP, ho visto la MotoGP crescere a dismisura e ho vissuto gli anni migliori con Carlos. Poi in combinazione con i miei due piloti che sono andati in Superbike, ho vissuto la Superbike. E devo dire che oggi la Superbike sta vivendo un momento magico rispetto alla MotoGP, dove comunque sono 4-5 piloti e il resto nebbia, sia di moto che di piloti. Mentre dall'altra parte, vabbè, lo vedete, ci sono gare che si chiudono all'ultimo giro con 5 piloti che lottano in un secondo, case che si misurano, adesso c'è la KTM che farà dei test perché non ho ancora omologato la moto. Colpi di scena, cioè comunque veramente sì. Un paddock vivo vicino al consumatore e vicino al dealer, questo è il bello della Superbike. La MotoGP ha grande visibilità televisiva ma si sta impoverendo, cioè hanno sofisticato troppo le moto, hanno sofisticato troppo i budget che sono diventati stellari, però la domanda è, ne vale la pena? Perché credimi, quest'anno i dealer, così la forza vendita in maniera assolutamente superficiale, mi ha detto che parlano più di Checa Melandri che di Stone Lorenzo, è curioso. Allora, già le repliche si vendono meno di quello che il cliente possa pensare, vero? Esattamente, per cui alla fine questo ti fa riflettere, dici caspita, forse perché le gare sono più, ma io lo stesso Marco, cioè in Superbike è rinato, mai avuto copertine così come ha avuto quest'anno, pagine, interviste, cioè, mi ricordo l'ultimo anno di MotoGP, Marco un giorno mi disse ho capito di essere caduto in basso, come mai? Mi fa guarda, mi sono fermato a fare benzina e il benzinaio mi ha detto ah tu sei Melandri, mi fa, ma tu corri ancora? Allora, peggiore per un pilota, perché era 2009, sì. Anzi 2010, per cui quelle robe dove dici caspita, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Per cui, nonostante tutto, questo conferma che non è chiaramente una ricerca di mercato, ma che alla fine 4-5 che vincono si vedono, tutti gli altri nebbia. Buio. Ci sono, boh, forse. Questo non me ne voglia Carneo, però alla fine oggi di là c'è più potenziale. Spettacolo. Vabbè, ti devo dei soldi per perché tu mi fai sempre. Io voglio fare l'intervista, voglio fare lo scemo e porto a casa una lezione di marketing tutte le volte. Però non ti do una lira, Alberto. È gratuito. Meno male, almeno questo. Non ti do una lira perché poi, grazie, cioè la tua vanità viene ripagata dal fatto che per 12 anni
rivedrai su Google, ci saremo io e te così brutti, così brutti, mentre l'ultima volta eravamo tutti e due, io più magro e tu più fico, posso dirti? Sì, l'ultima volta è così. Vabbè, saluta. Ciao. Ciao.